Milano, la coppia live dell'estate 2019? Quella dei vecchi amici Laura Pausini e Biagio Antonacci, negli stadi dal 26 giugno Bari, con date a Roma 29 e, in luglio, a Milano 4 e Torino 17. Da qualche anno le mandavo messaggi per questo tour. Qualcosa per andare avanti, stimolare la parte creativa. E, soprattutto, stare insieme. Una mattina mi ha risposto. Ed è partita come un treno, racconta Antonacci. M'ha preso un giorno che ero giù e mi ha conquistato con l'idea della coppia di amici che si vogliono bene. E in questi tempi di violenza contro le donne è anche un esempio di come maschi e femmine possano convivere, aggiunge la Pausini. Da poco uscita con Fatti sentire ancora, edizione speciale dell'ultimo CD, vincitore del Latin Grammy Award 2018. I due, protagonisti del duetto Il coraggio di andare, si conoscono da 25 anni. L'ho vista fra i giovani a Sanremo nel 93, le ho subito predetto che avrebbe vinto, ricorda Antonacci. Per me ha scritto tante bellissime canzoni. Ed è una di quelle persone che so che c'è, punto sempre, continua la Pausini. Punto dal vivo promettono scintille, ci saranno le esplosioni rock e le ballate per cui tutti ci conoscono. E, poi, un palco enorme, medley di successi, tanti momenti insieme e scambi di canzoni, spiega Laura. Non è un'operazione di marketing, non ne abbiamo bisogno, chiude Biagio, vorremmo restituire alla gente quello che ci ha dato in questi anni gioia, amore, emozioni. Diego per